Benvenuti su ETV all'appuntamento con Buonasera Marche. L'Europa inizia a Lampedusa, questa è l'iniziativa di cui vogliamo parlare all'interno di questa puntata, un progetto che in occasione della giornata nazionale della memoria e dell'accoglienza del 3 ottobre scorso ha visto tra gli altri anche protagonisti alcune studentesse e docenti dell'Istituto Tecnico Agrario di Macerata. Ce lo facciamo raccontare direttamente da loro. Vi presento gli ospiti che sono qui con noi questa sera. Abbiamo due professori, alcune studentesse che poi si alterneranno nel corso della puntata. Abbiamo il professor Giuseppe Potentini, che è enologo, responsabile tra l'altro del laboratorio Cantina di Vinificazione dell'Istituto Tecnico Agrario. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Abbiamo la professoressa Grazia Di Petta, che è docente di lettere. Buonasera. E abbiamo due studentesse, poi dicevo ne avremo altre due, Laura Ginobili. Buonasera. E Alessandra Ciccola della terza A. Buonasera. E iniziamo, ecco, dicevo nel titolo, cercando di far capire a chi ci segue da casa l'importanza di questo evento. L'Europa inizia a Lampedusa dal 30 settembre al 3 ottobre, 4 giorni intensi per parlare di memoria, di accoglienza e soprattutto del grande tema anche dell'immigrazione, dei tanti morti purtroppo in mare, in una realtà simbolo appunto come Lampedusa. Ci può spiegare che esperienza è stata per voi e qual è la rilevanza di questo evento in occasione appunto della giornata del 3 ottobre? L'evento è di rilevanza straordinaria. Dopo il decreto firmato dal Presidente Mattarella c'è stato un movimento e un tentativo di presa di coscienza generale su tutto il territorio nazionale. Non a caso la legge è stata varata proprio con l'intento di sollevare l'attenzione intorno a queste problematiche. Nello specifico il 3 ottobre, perché si ricorda il grandissimo naufragio in cui hanno perso la vita nel 2013 368 persone al largo di Lampedusa. È stato siglato un protocollo d'intesa tra il Ministero degli Interni, il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Unione Europea, proprio per puntare sui giovani, quindi fare formazione con i giovani. L'evento è stato animato dalla presenza di 400 ragazzi che venivano da tutta Europa, in particolare ad ogni regione italiana è stata data la possibilità a due scuole, quindi noi abbiamo superato una selezione a livello regionale insieme al liceo scientifico di Ancona e abbiamo rappresentato la nostra regione. Per un anno noi abbiamo lavorato intorno a queste problematiche, perché i ragazzi vanno sensibilizzati all'impegno che la scuola si pone di fronte ai grandi problemi della società, perché la scuola non può lavorare in maniera separata da quello che accade in tutto ciò che ci circonda. L'abbiamo fatto in vario modo, letture, studi, confronto di fonti, confrontandoci anche col passato, con la storia. Siamo entrati nello specifico, quindi, di queste problematiche, di quello che accade a Lampedusa, perché è la nostra quotidianità. Noi abbiamo realizzato un progetto grazie anche alla collaborazione importante che c'è stata con il comune di Macerata, perché il nostro percorso di ricerca, quello che abbiamo portato a Lampedusa quando ci siamo confrontati con gli altri, avevamo la possibilità di scegliere dei percorsi, noi abbiamo cercato di capire che cosa succede nel nostro territorio quando questi migranti sbarcano e quindi come le comunità locali si organizzano in relazione poi alla normativa europea e italiana. Quindi abbiamo scoperto una realtà molto bella nel comune di Macerata, di grande attivismo, associazionismo e di organizzazione. Questo ci ha lasciati veramente molto orgogliosi, devo dire la verità, molto orgogliosi. Quando ci siamo confrontati con gli altri ci siamo resi conto che poi non tutte le realtà funzionano nello stesso modo. Quindi questo è stato il nostro inizio. Poi siamo arrivati a Lampedusa, dove appunto ci siamo confrontati con tantissimi ragazzi, anche con esperienze che venivano dal Belgio, dalla Germania, e abbiamo vissuto l'Europa in maniera piena, in senso pieno della parola, no? Quindi non solo persone che venivano un po' da tutte le parti, ma ci siamo confrontati anche con chi ha il desiderio di entrare in Europa e non poteva essere che Lampedusa, perché Lampedusa è la porta dell'Europa. Quindi sì, un confronto che ha permesso, poi sentiamo proprio anche la testimonianza delle, sì, studentesse, di anche di poter conoscere, oltre che la parte di sensibilizzazione che avete fatto, sì, durante l'anno, però di potersi confrontare, magari anche pensare ad una realtà
conoscere una realtà che è diversa magari da quella che a volte anche i media stessi trasmettono o fanno capire di storie veramente sì. Sì, forti. Infatti prima di scendere noi abbiamo deciso insieme con le ragazze e il nostro obiettivo è stato questo, fare un percorso di conoscenza, perché molto spesso le persone arrivano a esprimere dei giudizi senza però avere alla base una conoscenza concreta del problema. Noi abbiamo lavorato sul senso di percezione anche dei compagni di classe, loro si sono fatte portatrici di momenti di conoscenza, cioè tutto quello che noi abbiamo imparato, il progetto SPRAR che viene realizzato qui a Macerata, ciò che il GUS fa per l'accoglienza integrata dei richiedenti asilo e quindi tutto quello che viene attivato a livello di assessorati impegnati in questo settore, ecco, è materia completamente sconosciuta, cioè noi abbiamo constatato con mano che tante cose non si sanno, molto spesso si cede in maniera molto facile a luoghi comuni senza però avere una concreta idea di che cosa accade, no? Quindi le quote che vengono assegnate, come vengono spese, come vengono distribuite e lavorando con i ragazzi al termine di questo percorso che loro hanno realizzato in classe con i compagni attraverso la somministrazione di un questionario, noi abbiamo rilevato come poi alcune percezioni nei ragazzi stessi poi in realtà fossero cambiate in seguito alla conoscenza di questi problemi. E sentiamo quindi direttamente con il microfono da Laura, e per te quindi dall'inizio di questa esperienza poi ad essere stata proprio a Lampedusa, che cosa è cambiato in te anche nell'idea, in quello che magari conoscevi su questi fenomeni? Come diceva la professoressa, è stato comunque un percorso di formazione in cui abbiamo conosciuto tante cose che prima comunque si erano tenute nascoste oppure che non venivano date alla luce alla popolazione, tante cose riguardanti comunque sia l'accoglienza a Macerata di cui io non ero tanto a conoscenza. Proprio nell'esperienza vera e propria è stato molto interessante sia dal punto di vista sociale, perché ci ha permesso di socializzare con altri ragazzi, quindi di scambiare pensieri, emozioni, ma anche riflessioni riguardanti questo tema, e poi anche dal punto di vista dei laboratori che abbiamo svolto, che erano laboratori attinenti al tema dell'immigrazione e dell'accoglienza. Come primo laboratorio che abbiamo svolto il giorno dopo, arrivati a Lampedusa, è stato il laboratorio Musiche del Mondo, ed è stato un laboratorio interamente in inglese, proprio per la presenza di altri ragazzi provenienti dall'Europa, e quindi la lingua inglese era una priorità. Questo laboratorio è stato utile perché mi ha fatto capire l'importanza con la musica ma anche con la religione, in quanto la musica non è un linguaggio vero e proprio ma è comunque sia un mezzo che la gente utilizza per esprimere delle sensazioni, dei pensieri, e soprattutto negli immigrati è un mezzo che loro utilizzano durante la preghiera, quindi per affidarsi ad un Dio. E questo laboratorio è stato anche utile perché nelle pause potevamo già socializzare con i compagni, quindi sia con i compagni italiani che con i compagni esteri, e quindi è stato anche un momento per aprirci noi stessi, per prendere fiducia anche nei confronti degli altri. Sentiamo anche Alessandra, e per te quindi anche proprio l'effetto dell'arrivo a Lampedusa com'è stato? All'inizio diciamo che subito mi è suscitato un'esperienza, cioè una sensazione molto forte di quella che è l'isola, perché io personalmente mi sono sentita molto accolta dalla gente di Lampedusa, e anche a me, cioè per me è stata, ecco, un'esperienza molto forte, e mi riporterò sicuramente grandi emozioni anche grazie al fatto delle testimonianze come diceva Laura, dei laboratori che abbiamo fatto. Anche il secondo giorno abbiamo fatto un altro laboratorio che riguardava il soccorso in mare organizzato dal CISOM, e che è un corpo che appunto raccoglie chi purtroppo fa questo viaggio, e personalmente l'ho trovato anche questo molto toccante come esperienza, perché ci hanno fatto provare tramite dei giochi quello che è la realtà. Quindi abbiamo, ad esempio, ci siamo impersonificati nelle persone tramite delle domande che loro ci ponevano, ad esempio la scelta di un oggetto se avremmo dovuto intraprendere questo viaggio, le sensazioni che avremmo provato,
e ci hanno anche fatto simulare la, la realtà del, del soccorso, quindi quando questi soccorsi vanno a raccogliere le persone che sono in mare, quindi dando la chi dà la priorità rispetto, cioè chi deve salire cioè rispetto a... La priorità esatto. Di solito, quindi bambini, donne... Esatto, sì, ci hanno spiegato che fanno salire chi è naturalmente in condizioni più gravi, ad esempio ustionati gravi, anche il fatto che danno la precedenza a persone magari più adulte rispetto a bambini, perché i bambini hanno meno probabilità di sopravvivenza, quindi anche questa è stata molto... Cioè, in realtà molto forte, insomma, al di là, magari finora vista per foto, immagini o film, invece lì, insomma, toccare proprio... Cosa vedere, che sulla televisione sì. non riesci un po' a cogliere, perché ti fanno vedere un po' anche, tra virgolette, il lato positivo rispetto a quello che in realtà è. In realtà molto più crude, hai trovato esatto. Anche, insomma, che, però che quindi anche messaggi forti che arrivano anche dal confronto con tutti gli altri studenti o esatto. Giovani che... hanno partecipato a questo evento. Andiamo ora dal professore Potentini, quindi per il vostro istituto, anche per l'attività, la docente ci ha spiegato un po' anche per l'aspetto didattico, ma questo progetto farà ancora di più, che cosa in particolare? Non lo anticipo, io lo faccio dire a lei. Ma l'idea per l'accoglienza. Sì, l'idea è quella di creare un filare di vigna come segno concreto e duraturo di questa esperienza, ovviamente utilizzando nella nostra vigna le uve, i vitigni di Lampedusa e portare a Lampedusa i vitigni che sono del nostro territorio, come Maceratino, Verdicchio, la Vernaccia Nera. Quindi un ponte, sì, dell'amicizia, qualcosa, ma anche di altro, rimanga, insomma, che rimanga e dia dei frutti che in qualche modo sono il simbolo dell'impegno profuso fino adesso. Prima di dare spazio ad altre studentesse, due parole velocemente ancora con Alessandra e Laura, quindi a coetanei che sono rimasti a Macerata, che non hanno partecipato a questo evento, che messaggio daresti? Sicuramente di guardare oltre a quello che è l'aspetto, il primo impatto, insomma, quello che spesso ti vogliono far credere. Cioè, quindi di conoscere che, esatto, prima di, insomma, di giudicare. Giudicare. Che... Okay. E per Laura? Lo stesso, di non farsi ingannare da ciò che ci dicono le altre persone al di sopra di noi, perché molto spesso quello che dicono non è vero, ma si può giudicare soltanto dopo che uno un'esperienza l'ha vissuta sulla propria pelle, quindi ha visto con voi, i propri occhi. Al di là di questo evento e della visita, proseguirà un po' questa missione, se vogliamo, anche di supporto alla conoscenza anche per il territorio e per quello sì, che si sta facendo. Sì, comunque sia, secondo me, io ritengo importante diffondere quello che il territorio marchigiano, in questo caso il territorio marchigiano, fa all'interno di questo progetto, perché comunque sia una cosa importante che molta gente dà per scontato, ecco. Quindi anche per te, Alessandra? Sì, condivido pienamente quello. Tornerete a Lampedusa? Magari. torniamo al professore, intanto salutiamo Alessandra sì. E Laura, poi arrivano altre studentesse qui con noi. E, quindi, professore, questi vitigni dell'accoglienza lanciano un forte messaggio di speranza, un po' come anche queste ragazze ci hanno testimoniato di già, insomma, il cambiamento che è avvenuto in loro grazie anche a questo progetto, e questo dimostra come, insomma, i giovani possono fare molto mentre anche la politica riflette e deve decidere. Sì, sicuramente. È un po' lo spirito che anima la progettualità della nostra scuola, quindi coniugare quella che è la preparazione tecnica, che è la missione principale di una scuola come istituto tecnico agrario, con una preparazione di tipo umanistico e più in generale sociale. Quindi sicuramente abbiamo la nostra vigna dove i ragazzi si esercitano per imparare a saperla governare, così come l'oliveto, così come la stalla, quindi abbiamo diversi laboratori che danno la possibilità ai ragazzi di esercitarsi sugli aspetti tecnici, però ci sono tante attività che li fanno crescere come persone e cittadini. Quindi questa è una delle potenzialità anche sì, del vostro istituto. Cerchiamo di integrare questi due aspetti, che non,
perché nella realtà non sono cose diverse, sono aspetti della personalità di ciascun di loro. Tanto presentiamo Elisabetta Garbuglia e Alice Pettinari. Sera, eccole, e quindi anche per voi raccontiamo che esperienza è stata, poi sentiamo anche dalla professoressa cos'altro prevede questo progetto. Iniziamo da Alice con il microfono, quindi Alice, per te questa esperienza dall'aula fino proprio all'esperienza di Lampedusa, che cosa ti ha dato? A mio parere questa esperienza è stata molto utile per ampliare le mie conoscenze riguardo appunto al fatto dell'immigrazione, e che purtroppo in questo periodo appunto viene molto conosciuto in Italia. E mentre per quanto riguarda me stessa, è stata un'occasione per ampliare le mie conoscenze e anche per appunto fare amicizia con altri ragazzi, quindi interagire con loro. Mentre nel secondo giorno noi abbiamo visitato anche il Museo del Dialogo e della Fiducia, che è presente a Lampedusa. In questa prima parte del museo abbiamo appunto visitato dei effetti personali appartenenti ai migrati, come ad esempio orologi, documenti, foto di persone care, mentre nella seconda parte erano presenti diversi disegni appartenenti a una bambina siriana di 8 anni, che nonostante per la sua età questi disegni rappresentavano proprio le varie torture, le varie emozioni che questa bimba provava sulla sua pelle, soprattutto in Siria. E proseguendo nel museo abbiamo visto anche, erano presenti diversi video interattivi che appunto mostravano gli sbarchi di questi immigrati, le loro sofferenze che avevano subito. Mentre nell'ultimo giorno abbiamo fatto una marcia che ricordava appunto una commemorazione in mare, dove si ricordava le vittime del 3 ottobre 2013, che è stato appunto un evento molto drammatico e dove ci sono state moltissime vittime, e i superstiti infatti ricordavano i propri cari, e il loro principale obiettivo era appunto, che chiedevano a noi italiani, era proprio di poter riportare le salme nel loro paese d'origine, ossia l'Eritrea. E appunto questo atto speriamo che possa essere reso possibile. Sì, grazie ad Alice. Andiamo ad Elisabetta, quindi insomma sicuramente un'esperienza indimenticabile, sì. Lascia un segno nella vostra esperienza, siete giovanissime, però anche veramente conoscere da vicino e andare ad approfondire quello che magari uno così forse si aspetta, senza conoscere magari può giudicare in maniera diversa. Esatto, infatti prima di questa esperienza avevo una visione marginale, distaccata dal fenomeno dell'immigrazione, solo poi in seguito ho aumentato la mia sensibilità nei confronti di queste persone, perché ho capito che dietro ogni profugo c'è un uomo con la sua vita, le sue gioie, le sue speranze per un futuro migliore, e fra l'altro ho anche deciso di aderire a questo progetto perché vorrei dar voce alla storia di tanti ragazzi che non vivono la loro esperienza in modo spensierato come noi giovani, ma devono sfuggire dalle guerre e dalle persecuzioni. E durante questo cammino abbiamo anche affrontato un pomeriggio di dialogo proprio con i sopravvissuti del 3 ottobre, del naufragio del 3 ottobre. E che momento è stato? È stato un momento dal mio punto di vista toccante, perché questi profughi hanno raccontato tutta la loro esperienza, e chi in inglese, chi riusciva in inglese o chi nella lingua originaria, e poi tramite un interprete veniva tradotto in italiano. E durante questo evento alcuni ragazzi hanno posto delle domande a questi profughi, e che hanno rilasciato le testimonianze circa la loro vita e le loro condizioni sociali, economiche e politiche del paese da cui provenivano, e
Una testimonianza che ha toccato secondo me tutti è stata quella di una famiglia proveniente dalla Siria che praticamente è stata divisa durante il viaggio dai propri figli e quindi questi genitori durante tutto questo tempo hanno cercato i loro figli, quindi hanno in sostanza fatto dei test del DNA e fatto anche accurate ricerche e indagini. E una cosa che anche mi ha colpito profondamente è il fatto che la mamma di questi due ragazzi, che uno aveva praticamente 9 anni e l'altro 13, ha assistito ai laboratori che noi svolgevamo e mentre praticamente assistiva guardava il viso di ogni ragazzo e cercava di riconoscere i propri figli e quindi secondo me è stata un'esperienza veramente toccante. Professoressa, ecco, sentiamo veramente la sensibilità sì. di questi giovani, sì. Sicuramente ecco, possiamo dire che il progetto è stato efficace, sì. che anche i loro messaggi sono davvero un segno forte di speranza sì. per tutti, sì. per poter anche al di là di diciamo, ricordare il 3 ottobre, ma per poter fare anche qualcosa. Guardi, noi indossiamo queste maglie, vede? Queste sono le maglie che abbiamo indossato nella giornata in cui abbiamo fatto la marcia e rappresentano proprio la speranza, quello che lei dice. C'è una bottiglia in mezzo al mare con una famiglia all'interno di questa bottiglia e il messaggio è salviamo le persone e non le frontiere. Non costruiamo muri, qui dobbiamo tenderci la mano e aiutarci. La solidarietà è un valore universale e deve essere portato avanti, altrimenti il valore culturale del genere umano viene meno. Una faccia importante ecco, di Lampedusa che forse a volte se ne parla poco, lo dico anche cioè, a livello di media, e volevo anche sottolineare un altro aspetto di una lettera sì. che lei ha consegnato alla sindaca di Lampedusa, sì. Giusy Nicolini, per una proposta anche che proprio il comune di Macerata vuole fare per una sorta di ponte di amicizia Macerata-Lampedusa. Macerata è la città dell'accoglienza, Lampedusa ha nel suo DNA culturale l'accoglienza, quindi sarebbe un ponte naturale questo, no? Partire dalla terraferma, approdare nell'isola e tornare indietro. Noi abbiamo portato qualcosa di nostro, la nostra esperienza territoriale, abbiamo ricevuto tanto dai lampedusani, ci hanno accolti con grande generosità perché i lampedusani sono così e vedere negli occhi di questi superstiti la gratitudine profonda verso i lampedusani che effettivamente li hanno salvati perché c'era la guardia costiera ma c'erano i pescatori e c'era la gente comune quella volta in spiaggia per cercare di salvare le persone. È come un'enorme grande famiglia e quello che viene da giù, la speranza, a volte si parla in ambito politico cosa fare, le quote, l'assegnazione delle quote, i lampedusani dicono apriamo i corridoi umanitari perché questo è l'unico modo che c'è per agire una via che sia legale per evitare il traffico delle persone. Noi abbiamo fatto laboratori anche sulla tratta umana, sul traffico delle persone, c'era il procuratore della Repubblica di Palermo, Ferrara, che ci ha raccontato veramente delle realtà allucinanti, affrontano dei viaggi che durano anni e per ogni periodo, per ogni percorso nell'ambito dei territori ci sono delle quote da pagare, quindi c'è un traffico enorme, addirittura chi si occupa del traffico delle persone guadagna nell'arco di un anno cifre tra gli 80 e 100 milioni di dollari, cioè veramente siamo di fronte al comprare le vite umane buttandole poi alla fine di un percorso a mare, non curanti assolutamente di nulla, e di fronte a questo non si può tacere. Noi abbiamo nella nostra città i semi per far germogliare l'accoglienza, ci siamo fatti portatori di questa lettera, siamo stati un po' come gli ambasciatori, la sindaca ci ha ricevuto in maniera molto cordiale e noi aspettiamo di ricevere con suo assenso a questo invito e sperando di far arrivare qui anche da noi una rappresentanza di studenti lampedusani, perché in questo potrebbe essere anche un modo per allargare la partecipazione a tutte le scuole del territorio. Lei mi diceva prima come proseguire il progetto, adesso stiamo ragionando anche a livello regionale, un primo scambio lo faremo con il liceo di Ancona, cercheremo di far incontrare i ragazzi per raccontare alle due realtà scolastiche, ai due poli scolastici l'esperienza che è stata vissuta e adesso stiamo ragionando se a livello regionale
come dire, possiamo essere da megafono per raccontare tutto quello che noi abbiamo vissuto. Davvero grazie per il vostro racconto, professor Potentini, nel salutarci, quindi insieme al seme dei vitigni, quindi qualcosa insomma è stato seminato, nulla sarà più come prima e ci auguriamo che possa proseguire questa crescita anche per la vostra scuola e per tutti i ragazzi che potranno affrontare questa esperienza. Senz'altro, grazie dell'augurio. E quindi io ringrazio davvero la professoressa Di Petta, anche le altre studentesse, Elisabetta Carbuglia, Alice Pettinari, insieme ad Alessandra Ciccola e Laura Ginobili, davvero grazie per il vostro racconto e quindi ci auguriamo che ecco, la vostra esperienza e quello che ci avete anche raccontato sia l'inizio per far accrescere in ciascuno di noi, a partire da Macerata e poi oltre, un seme in più di accoglienza e un ponte verso di più di amicizia verso Lampedusa e non solo. Grazie davvero ai nostri ospiti e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Buon proseguimento con ETV.